siccome abbiamo saputo che il comune stava dando alle persone migranti, emigrati, queste proprietà, ci siamo infilati noi perché abbiamo diritto noi tarantini ad abitare qui perché siamo senza un tetto. Taranto, quartiere Salinella. La tensione è cominciata venerdì quando un gruppo di famiglie italiane scopre che in questo edificio verranno trasferiti 300 richiedenti asilo. Una cinquantina di persone, tra cui donne e bambini, occupano lo stabile. Ma le forze dell'ordine in poche ore li sgomberano. Lasciatelo! Qui è stato messo un lucchetto dalle forze dell'ordine o dal proprietario, non sappiamo da chi è stato messo, dal proprietario, per non far entrare a noi cittadini tarantini, e non ne vuole sapere di avere neanche un dialogo. Un quartiere difficile, la maggior parte sono case popolari. Questo immobile fino a pochi anni fa ospitava uffici del comune. Il municipio di Taranto sembrava dovesse acquistarlo per darlo a famiglie bisognose, ma il progetto è tramontato e così la notizia dell'arrivo dei migranti ha scatenato la rivolta. Qui non ci sono portone, c'è il comune, non aiuta, non c'è portone, non c'è, gli ascensori sono rotti e le persone fanno 6, 7, 8 piani a piedi, non vengono aiutati, che peccato, perché dare dei soldi a queste persone quando c'è chi ne ha di bisogno? Luana vive in questa casa con suo marito e due figli disabili. Questa è la stanza da letto, che comunque è umida, come ben vedete, se si può chiamare bagno. Perché comunque è tutta che sta cadendo a pezzi. Qui non c'ho né il bidet, la doccia è stata costruita giusto per farci una doccia noi bambini. Qui c'è poi una distanza, diciamo, dove c'è lavatrice, che sta cadendo tutto. Oggi ha ricevuto l'avviso di sfratto perché non riesce a pagare più l'affitto, ma non sa dove andare. Qui stanno aiutando solo gli emigranti, cioè gli danno case, soldi, tutte cose, però alla fine noi non veniamo manco aiutati. La tensione qui rimane alta, le famiglie italiane senza casa oggi sono di nuovo in presidio davanti all'edificio, finito nella bufera, e non hanno intenzione di mollare la presa.